Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore del Giappone, Tokyo, la capitale, che mi chiede: dottore, ho fibromialgia da più di 25 anni, ho provato tutto, sono andato ovunque, anche negli Stati Uniti, in centri molto importanti, ma i miei dolori, il mio problema di fibromialgia rimane sempre lì. Cosa mi consigliate con il vostro metodo? Io gli ho detto che i dolori provengono dal suo subconsciente, dalla sua mente profonda, senza ma e senza se, e senza togliere niente a nessuno, perché comunque devi andare dal tuo medico, dallo specialista della tua salute. Sono loro a farti la diagnosi, sono loro a farti le cure, le terapie tradizionali, nessuno toglie niente a nessuno, ma se il tuo medico non ha nulla in contrario di mettere delle parole semplici, naturali, trasparenti, a prova di nonno, a prova di idiota, a prova di pigro, parole DCS però create ad arte, ad hoc, che guidano la tua mente profonda, il tuo subconsciente, che controlla tutto il tuo corpo dalla testa fino ai piedi, beh, perché no? Metti quest'audio MP3 DCS dal titolo No Fibromialgia, anche senza fare sessione online di ipnosi DCS con il sottoscritto, che al momento sono sospese per problemi di tempo e di impegni, e ti meraviglierai del potere della tua mente. Perché il miracolo, la guarigione, l'autoguarigione, chiamala come vuoi, la fa la tua mente, il tuo subconscio, l'88% della tua mente, il pilota automatico, il genio della famosa lampada di Aladino, senza se e senza ma. Mi meraviglio che tutti cerchino la soluzione, non la trovano e non vanno oltre, si fermano, un po' come l'elefante, se rifletti. L'elefante, quando è piccolino, lo si attacca ad una foglia, ad un palettino, ok? Ad un palo, e non si muove. Ma quando diventa grande, siccome è stato condizionato a non muoversi, perché da piccolino non riusciva a muoversi con la corda attaccata a questo palo, da grande, pur portando via palo, paletti, grattacieli e palazzi, non si sposta, perché è stato condizionato. E così, tra virgolette, l'essere umano è condizionato a sentire il pastore, e se il pastore gli dice non c'è nulla da fare, non c'è soluzione, devi vivere così per tutta la tua vita, fino alla morte, fino alle prossime vite, che cosa fa la pecorella smarrita? Rimane lì a soffrire, senza cercare e scoprire altri lidi, magari sconosciuti però riconosciuti, perché l'Associazione Medica Mondiale riconosce l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, nel 1958 come medicina alternativa, e la stessa chiesa con Papa Pio IX nel 1847, e lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, il Papa polacco, se hai la mia stessa età sai di cosa sto parlando, lui si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere, ne conosceva più di 12, come ha dichiarato nella sua biografia, un libro così grosso che ti invito ad acquistare e a leggere. Oppure il sottoscritto nel 2008, mio padre colpito da un ictus molto molto grave che lo aveva paralizzato per la metà destra del suo corpo, dove i medici e la medicina tradizionale anche oggi nel 2021 non hanno nulla di concreto, danno e somministrano solo dell'anticoagulante perché non peggiori la situazione. E allora lì provai da ipnotista autodidatta ad ipnotizzarlo, lo portai in una trance profonda, non ci riuscii, non sapevo cosa dire, ti dico la verità, mi ero anche impaurito, mi fermai perché mio padre cacciò tanta acqua dal naso, dissi fermati, però non mi sono arreso, non mi sono tirato indietro. E quindi che cosa ho fatto? Mi sono seduto sulla mia grandissima scrivania con 3 computer davanti e ho mandato un'email a tutto il mondo, in inglese, tedesco, francese, giapponese, cinese, tutto di più. Se anche nell'ipnosi medica, ossia l'ipnosi praticata da medici, e non solo, voglio dire, ipnotisti normali, perché a me
sinceramente piacciono i risultati e non i bla bla, qualcuno avesse già affrontato, trattato nel 2008 casi di ictus, di ischemia cerebrale, di infarto cerebrale, chiamalo come vuoi, e con l'ipnosi vera e professionale, con la V maiuscola, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da spettacolo, e neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale per certi versi che si trova in giro, anche se ottima quest'ultima da cui sono partito prima di sposare nel 2008 il metodo del professor dottor Michelangelo Garai e della dottoressa Rina Brunini, miei mentori, miei associati, miei amici per l'eternità. Premesso tutto ciò, tutti rispondevano, luminari dell'ipnosi, di caratura internazionale, di fama internazionale, non si può fare nulla, non esiste nessuna cura. Lì con l'ipnosi nel 2008 non c'è stato nulla da fare, e poi quando si parlava di online nel 2008, apriti cielo, non esiste. Non si può, perché se la connessione cade, mi dicevano, che cosa succede? Se poi la persona non si sveglia, che cosa succede? Tutte quelle cose che insegnavano ai corsi, che poi io successivamente ho fatto, a livello internazionale, e ti posso dire che tutte sciocchezze. Ok, praticate su di me, perché sono l'unico caso al mondo, l'unico che si ipnotizza H24 tutti i santi 84.600 secondi della giornata. Anche adesso sono ipnotizzato, anche se a te o ai sedicenti esperti di ipnosi non sembra. E sa perché lo faccio? Potrei anche non farlo obiettivamente, perché non mi costa nulla, non mi ruba tempo, non mi stressa, non mi impegna, non mi fa mettere gli auricolari, non richiede il mio impegno, la mia volontà, la mia partecipazione. Non scendo montagne, non salgo colline, non navigo sotto i ruscelli o sotto gli abissi, non vedo luci, ok? Per cui da più di 11 anni io mi ipnotizzo H24, dal 2008 ad oggi. Quindi riassumendo, è la fibromialgia, come nel 2008 con mio padre, dove soltanto la dottoressa Rina Brunini da Los Angeles Beverly Hills mi rispose che poteva fare grandissime cose con l'ipnosi, sempre nella sua umiltà, perché disse: io metto un pochetto, tu metti il resto, perché la mente è di tuo padre, non è la mia. E da lì è iniziata la mia avventura. Mio padre, in 30 minuti, facendo così la dottoressa online su Skype, a Surge Tambula, si alzò mio padre e camminò, andò in cucina di mia madre, e io rimasi così con gli occhi aperti, sbalordito a dir poco, impressionato. Io che da diverso tempo ipnotizzavo sulle spiagge, per le strade, nei ristoranti, in tutte le mie aziende, in tutto il mondo, chiedendo sempre il permesso, da autodidatta, miscelando un po' tutti i metodi che avevo appreso, letto e compagnia bella, e rimasi strabiliato. Mi innamorai, mi affascinai, studiai, presi un master a Los Angeles Beverly Hills di questo metodo bellissimo, e l'ho fatto mio. Ho fondato il metodo DCS, unico al mondo. Perché ti racconto ciò? Perché anche con la fibromialgia o altre problematiche rarissime, tu con l'ipnosi puoi fare granché, perché l'ipnosi è la chiave del tuo subconsciente, ma il miracolo della tua mente, se usi le parole giuste, come le suggestioni di CS, che hanno quasi un secolo di un antico sapere, perché sono state tarate, soppesate su migliaia e migliaia di persone, dei miei grandi mentori, il professor dottor Michelangelo Garai e la dottoressa Rina Brunini. Io ci ho messo solo un 30% in queste suggestioni. Ti posso garantire che il miracolo della tua stessa mente lo fa il tuo subconsciente. E i dolori spariscono come per incanto, come per magia, la magia della tua mente, come per miracolo, il miracolo della tua mente, senza se, senza ma. Per cui scaricati giù su dal sito della mia associazione Ipnologi Associati questo audio molto potente e naturale dal titolo No Fibromialgia, che ho ceduto alla mia associazione Ipnologi Associati Los Angeles Beverly Hills, e meravigliati. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook Ipnosi e Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi gentilmente anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio, amico mio, amica mia, dal dottor Claudio Saracino. Alla prossima, ciao.